Dal Vangelo secondo Luca. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti la veste ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Mamma mia, che frase difficile, quanto è duro oggi nel Vangelo Gesù. Siamo servi inutili, quanto ci pesa questa parola. E questo sembra andare d'accordo con un'idea che a volte aleggia nelle nostre comunità e nel nostro essere discepoli, quasi che il nostro credere in Gesù ci porti a vivere una vita di serie B, una vita remissiva, capochino, signor sì, una vita proprio di basso profilo. E invece no, è tutt'altro quello che il Signore ci vuole dire attraverso questa parola e attraverso questa parabola. C'è una gioia nascosta nel fare, nel vivere. C'è una gioia nascosta più grande del riconoscimento, più grande del guadagno. Servi inutili, inutili, senza utile, senza guadagno, cioè gratuitamente, perché questo è lo stile di Dio. Con questa frase, allora, quella che Gesù dice, dite: siamo servi inutili, cioè siamo semplicemente servi, senza la paura di questa parola, di dircela. Gesù stesso si è fatto servo dell'umanità, Gesù stesso si è messo a servizio dell'umanità e l'ha salvata attraverso l'offerta di questo suo servizio. Che bello pensare di vivere una vita così, nella gioia di poter semplicemente vivere, semplicemente fare, semplicemente servire, senza la pretesa di un guadagno, di un ritorno, che per carità se viene ben venga, ma che quello non è l'oggetto, quello non è il fine del mio fare. Il fine del mio fare è la gioia stessa del fare, del servire. Perché? Perché la ricompensa me la dà Dio, ed è la sua comunione, ed è il suo amore continuo che mi spinge a vivere così. L'augurio che ci possiamo dare per questa giornata è che lo stile gratuito di Dio possa diventare anche il nostro stile.